sicuramente si può definire uno scenario naturalistico che desidera comunque preservare le caratteristiche di un bosco e dimostrare che in mezzo alla natura si può vivere, non c'è niente di sostanze particolari o oggetti particolari, è tutto legno e non trattato, quindi anche biocompatibile. Una piccola Betlemme ricostruita all'interno di un bosco a Pietraia, nel comune di Cortona. Il presepe vivente di Pietraia è uno dei più longevi del territorio aretino, la prima edizione risale al 1991. Circa 60 i volontari impegnati nella cura di questo evento che è davvero molto suggestivo. Dopo 30 anni si ripete una magia. Sì, esatto. Io 30 anni fa, proprio in questa capanna, in questo bosco, ho fatto il Gesù Bambino e 30 anni dopo ho la mia bambina che farà a sua volta Gesù Bambino. Una vera e propria passeggiata di Natale immersi nella bellissima natura del boschetto che si trova dietro la chiesa, con il cammino illuminato da candele e fuochi. Sì, il fuoco meraviglioso con le lanterne e le torce. Facciamo anche molto con la nostra fantasia o con le ricerche storiche, perché alla fine cerchiamo di fare delle ricerche e di riprodurre quello che c'era ai tempi di Gesù. Il presepe vivente a Pietraia di Cortona torna il 6 e il 7 di gennaio a partire dalle 17:30.